Non tutte le fratture hanno lo stesso impatto sul paziente e anche di eventi fratturativi si è parlato durante la quinta edizione del congresso nazionale di ASON, l'associazione degli specialisti osteoarticolari nazionali. E noi abbiamo avuto modo di parlare con il dottor Angelo Baldacchino, specialista ambulatoriale dell'ASL 1 di Agrigento, che ha tenuto proprio una presentazione qui durante la quinta edizione del congresso sugli eventi fratturativi meno frequenti a bassa energia. Allora, dottor Baldacchino, in genere le fratture, quando si pensa a una frattura si pensa a un trattamento con un intervento. Cosa si può fare? C'è un trattamento meno cruento? Allora, io volevo semplicemente precisare che stiamo parlando di fratture a bassa energia, pazienti anziani che a casa cadono facilmente anche perché sono dotati di riflessi protettivi meno efficaci per attutire l'impatto con il suolo. Per cui diciamo, parliamo di pazienti anziani con osteoporosi, per cui sicuramente il trattamento per quanto riguarda le fratture dell'arto superiore, che era la mia relazione, sicuramente il trattamento chirurgico oggi ha un ruolo sempre maggiore in considerazione al fatto che va a ripristinare la superficie articolare. Però dobbiamo dire che il chirurgo ortopedico deve essere ben coscio delle notevoli difficoltà che ci sono nel ripristinare la superficie articolare, perché stiamo parlando di pazienti osteoporotici, di pazienti anziani, e anche nel mantenere la fissazione dei monconi di frattura dopo un'osteosintesi, per cui è importante non trascurare, anche perché stiamo parlando di specialisti ambulatoriali, non specialisti ospedalieri che si occupano di chirurgia ortopedica, per cui non dobbiamo trascurare la valida alternativa del trattamento non cruento, quindi un trattamento conservativo che sicuramente, anche se non darà un quadro radiologico perfetto come potrebbe essere dato dall'intervento chirurgico di osteosintesi, che va a ripristinare perfettamente la superficie articolare, però dobbiamo anche andare a valutare il quadro funzionale dopo il trattamento, che devo dire non è da trascurare, parlando sempre di pazienti osteoporotici, quindi pazienti anziani, non è da trascurare il risultato finale funzionale rispetto ai pazienti trattati chirurgicamente. Allora, quando praticamente il paziente si presenta in ambulatorio e quindi ha avuto una banale caduta, diciamo, cos'è la prima cosa che fate sul paziente? Cosa andate a indagare? Allora, la prima cosa da fare è l'anamnesi, capire bene se il paziente è caduto, se ha avuto un trauma, accidentale o meno, e poi valutare l'arto, la parte interessata dal trauma, quindi facendo sicuramente riferimento all'arto controlaterale. Successivamente va fatto un esame radiologico per confermare il dubbio o il sospetto clinico di frattura.